Diamo il benvenuto a Davide Andaloro, Market Strategist per Goldman Sachs Asset Management, al quale vogliamo chiedere, anche alla luce degli spunti offerti dal mercato dell'inizio dell'anno, a quali asset class guardate con più ottimismo nei prossimi mesi. Sì, allora, grazie mille della domanda. In primis, l'economia globale nel 2019 sta un pochino decelerando rispetto al 2018, ma dobbiamo contestualizzare questa decelerazione sotto una chiave di ciclo. L'anno scorso, nel 2017, si andava un pochino troppo forte rispetto a quello che è il potenziale di molte economie. Questa decelerazione vuol dire che comunque sia i fondamentali rimangono abbastanza solidi e quindi a nostro avviso vale sempre la pena allocare di più su quelle asset class che sono più esposte alla crescita globale. Quindi nel nostro outlook, quando parliamo di asset class diverse, vediamo sempre con favore l'azionario rispetto al comparto del credito e poi a sua volta il mondo del credito rispetto all'obbligazionario tradizionale, diciamo l'obbligazionario appunto del governo. Inoltre, a livello geografico, gli emergenti a nostro avviso possono fornire buone opportunità per quest'anno, sia lato azionario che lato obbligazionario. Guardando ad esempio al lato azionario, a nostro avviso nel 2018 questi mercati hanno sofferto un po' troppo rispetto al cambiamento dei loro fondamentali, che rimangono abbastanza solidi. Abbiamo avuto molto contagio, lato guerra commerciale, lato qualche episodio di rischio idiosincratico. E a nostro avviso nel 2019 appunto il punto di entrata, anche in termini di valutazioni, sarà più allettante. Guardando il mercato del debito, anche qui abbiamo visto un mercato che è stato trattato male, se così vogliamo, nel 2018 rispetto a quello che abbiamo visto nei fondamentali, quindi anche qui delle buone opportunità di rendimento. Bisognerà però stare ben attenti, a essere ben diversificati per paese, perché comunque il 2019 sarà un anno importante da un punto di vista politico anche in molti mercati emergenti. Nell'azionario ci piace ora come l'azionario americano, dove abbiamo visto soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno scorso uno scollegamento, se così possiamo dire, tra gli utili aziendali e la performance di questo mercato. A nostro avviso, come abbiamo visto già nel mese di gennaio, c'è potenzialità per continuare a crescere.